5 titoli mondiali in carriera conquistati. No, 14-10, 1-30 al termine. È un passo dal suo sogno Arianna Enrico. Nulla di fatto. Ancora un attacco in bersaglio non valido. Questa è la stoccata numero 15 per Arianna Enrico che va in finale. Arianna Enrico e Elisa Di Francisca, una finale del tutto inedita. Due italiane, Valentina Vezzali va a stringere la mano all'avversaria, sicuramente tanta delusione, anche magari un pizzico di rabbia, ma questo è il verdetto dello sport. Valentina Vezzali è stata nel match fino alla fine e davvero avevamo presentato questa semifinale come un assalto davvero accattivante. Il presente, il passato e chi non vuole assolutamente abdicare, cioè Valentina Vezzali, regina del fioretto italiano e mondiale, riconosciuta dai francesi come la più grande fiorettista nella storia di questa specialità, ma dall'altra parte chi invece vuole immergersi nel futuro e ha grandi doti, cioè Arianna Enrico. Arianna Enrico, e si può dire anche lei, ha bruciato le tappe, ma così come fece Valentina Vezzali, giovanissima, al suo secondo mondiale c'entra l'accesso alla finalissima, dove ritroverà Elisa Di Francisca, sua compagna. E anche per Elisa Di Francisca, rispetto allo scorso anno, entra
Eccola inquadrata, allieva di Giovanni Bortolaso. Ha vinto la Coppa del Mondo lo scorso anno, il suo secondo mondiale, ma può già fregiarsi di due medaglie individuali, il bronzo lo scorso anno, l'argento quest'anno, l'oro lo scorso anno e la medaglia quest'anno. Da vedere soltanto se sarà d'argento o d'oro in questa prova a squadre. Attacco e contrattacco, parte Arianna Enrico e va subito a bersaglio. La grinta della mancina di Monza. E ancora lei, ancora Arianna andare a segno. Partita con il piede giusto anche in questa, questo ultimo assalto suo, penultimo per la squadra. Arma in linea Enrigo, un po' di precedenza alle gambe, sono arrivati a un contatto. Facendo entrambe le luci, vediamo il presidente di giuria, la decisione. Attacco e contrattacco, giusto. Arianna Enrigo. Attacco di Arianna, attacco e contrattacco. Il 4-2 di Arianna Enrigo, il suo parziale, sta per mettere la 40ª stoccata. Presidente di giuria va, richiesta di moviola, sì, a consultare i colleghi e a visionare il monitor. Attacco e contrattacco, mi sembra girata la stoccata. Tira dritta Grizzalo, la Grizzalo, la Grizzalo. Valentina Vezzali che salirà in pedana tra poco. Giusto, è giusto. Ed è l'ultima stoccata di Arianna Enrigo in questo mondiale. Brava Arianna, era suo comunque l'attacco, poi era uguale alla stoccata precedente, quindi. Infatti aveva esaurito il suo attacco, primo attacco non arriva, c'è poi la stoccata di Valentina. È finita e l'Italia si riconferma campione del mondo nel fioretto femminile a squadre un anno dopo Antalya, medaglia d'oro, allora sconfitta nell'occasione precedente la Russia, in questo caso la Polonia, il punteggio finale 45 a Isca, amiche davvero. Medaglia d'oro, si riconfermano campionesse del mondo, lo scorso anno c'era Margherita Grambassi al posto di Ilaria Salvatori, premiate da Giorgio Scarso, presidente della Federazione Italiana Scherma e vicepresidente della FIE, Elisa Di Francisca, poliziotta iesina, per lei è il quinto mondiale. Un oro e un bronzo individuali. Ed è arrivato il terzo oro a squadre, più un argento anche vinto in carriera. Arianna Enrigo, nata a Monza, classe 88 dei Carabinieri, si allena con maestro Giovanni Bortolaso nella sala d'armi della Comense 1872, secondo mondiale, già due medaglie individuali, un argento e un bronzo e due ori a squadre. Ilaria Salvatori, di Frascati, classe 79 dell'Aeronautica, Valentina Vezzali. E adesso l'inno italiano.
Abbiamo sentito anche cantare l'inno italiano, la voce di Arianna Enrico e delle altre, delle sue compagne.